Primo giorno di sempre da leader in un grande giro per il norvegese Eiking, ma il pallino della Vuelta sembra averlo sempre in mano il bicampione uscente, lo sloveno Primož Roglič. Su queste premesse la corsa riparte, tappa numero 11, di 133 km con partenza da Antequera alla volta del muro finale di Valdepeñas de Jaén, anticipato dal puerto dell'Ocubín negli ultimi 10 km. Ma tutto si deciderà nei due conclusivi che toccano verso la cima anche il 20%. Tappa da subito movimentata, fallisce un iniziale tentativo di 7, prendono il largo dopo una ventina di chilometri in 5, gli spagnoli Lastra e Bu, il danese Cort Nielsen, i belgi Van Hook e Plankaert. Negli ultimi 90 km una cadutella a centrogruppo, 4-5 gli atleti coinvolti, nessuno riporta vere conseguenze, l'ultimo a ripartire il giovane statunitense della Trek Segafredo Quinn Simmons, peraltro quest'oggi non ha preso il via il belga Jasper Philipsen e a questo punto sembra avere strada spianata per la maglia verde l'olandese Fabio Jacobsen della De Koenig. Ai 50 dal traguardo il ritardo del gruppo è di poco inferiore ai 2 minuti, plotone che non ha mai concesso spazio eccessivo alla fuga dei 5. Si viaggia così verso gli ultimi 20 km con il puerto dell'Ocubín, un'ascesa di media difficoltà lunga oltre 10 km con una pendenza media attorno al 5%. Si sfalda sulle prime rampe il gruppo di testa, peraltro il plotone principale si è già portato a meno di un minuto, desistono un po' tutti davanti tranne Magnus Cort Nielsen, il danese della AF, già andato a segno qualche giorno fa in questa edizione della Vuelta, dopo aver peraltro già vinto delle tappe in passato nella corsa spagnola. Affronta a buon passo il puerto dell'Ocubín Magnus Cort Nielsen, il gruppo dei forti si assottiglia con il passare dei chilometri, sale l'andatura e comincia a perdere un po' del suo vantaggio il danese della AF. Esce dal gruppo maglia rossa lo spagnolo David de la Cruz del team UAE Emirates e proprio verso la cima c'è anche l'accelerata di Damiano Caruso che transita per secondo in vetta alla salita, una trentina di secondi scarsi da Magnus Cort Nielsen. Caruso sale a 31 punti nella classifica scalatori e ne consolida un minimo la leadership. Cort Nielsen va molto forte anche nella discesa che porta al muro conclusivo dove si presenta con un vantaggio che è di poco inferiore ai 20 secondi, ma la fatica comincia a farsi sentire e soprattutto da dietro stanno per arrivare letteralmente ad altra velocità. Un forcing scatenato da Sepp Kuss, fido scudiero di Primož Roglič che poco più avanti lancia il suo violento attacco, ma risponde in maniera veemente Henrik Maas, il leader della Movistar. Si volta preoccupato Magnus Cort Nielsen, ha ormai capito che non c'è nulla da fare, gli saltano letteralmente addosso Maas e Roglič. Lo spagnolo azzarda una volata molto lunga mentre si sfalda alle sue spalle il gruppo dei forti, è micidiale la rasoiata negli ultimi 100 metri di Primož Roglič che si impone per leggero distacco, precede Maas di 3 secondi, gliene guadagna 7 considerando anche gli abbuoni. Al terzo posto quest'oggi Miguel Angel Lopez per Roglič, ottava vittoria in stagione, la seconda in questa edizione della Vuelta, la settima in carriera nella corsa spagnola, mentre sono 13 le tappe che ha vinto nei grandi giri, 30 le vittorie stagionali per il suo team Jumbo-Visma. Corridori che giungono sgranati e stremati al traguardo e Cort Nielsen chiude zigzagando, lo hanno ripreso negli ultimi 300 metri, ha chiuso 25esimo a 49 secondi. Fair play alla fine tra Roglič e Maas che negli ultimi 500 metri si erano fortuitamente toccati. Ottima la prestazione del norvegese Eiking che chiude a soli 11 secondi di ritardo in pratica sulla ruota di Egan Bernal. Il primo degli italiani quest'oggi, Giulio Ciccone, 17esimo a 23 secondi, mentre ha mollato la presa a Fabio Aru che ha perso oltre 11 minuti. È stata una giornata molto positiva per Eiking, lo è stata anche per Guillaume Martin, il francese della Cofidis, che ha chiuso alle spalle del norvegese ed in classifica è sempre secondo a 58 secondi. Roglič è terzo, adesso il suo ritardo da Eiking è inferiore a 2 minuti, ma soprattutto Roglič ha guadagnato altri 7 secondi su Maas, altri 11 su Lopez, altri 21 su Egan Bernal.
Il primo dei nostri in classifica è sempre Ciccone, che ha perso però una posizione, adesso è dodicesimo a 6,22. Si riparte con la frazione numero 12, 175 km da Jaén a Córdoba, una tappa tutto sommato comoda per oltre 100 km, per però animarsi negli ultimi 70 con il doppio circuito finale che include due diversi GPM di media difficoltà per circa 20 km di salita effettiva. Tira leggermente anche la retta finale, 20 volte sede d'arrivo Córdoba con 4 centri italiani. Siamo nella città della Mesquita, la grande moschea, una delle 7 meraviglie del mondo.